Come vi dicevo durante la catechesi, queste parole, ecco, sono tua serva, tuo servo. Quanto è importante di dire: Signore, lo voglio nella mia vita. Possiamo presentare a Gesù quello che vogliamo, ma diciamo: ma non è mia, è la tua volontà. Ma quando l'uomo è capace di arrivare a quel punto, è capace di dire: Signore, tutto quello che faccio te lo propongo, mi accetti, mi benedici quella strada? Ma se tu vuoi diverso, è la tua volontà per me, più importante. Se io sono pieno di dolori, pieno di sofferenze, se io sono malato, se io ho qualche malato, ho difficoltà che lo sento, o qualcuno anche disse: sono posseduto, ho bisogno di essere liberato. Ma sempre chiedendo: Signore, dobbiamo aggiungere: ma non è mia, è la tua volontà. Sempre dire: tu sei padrone del mio futuro, della mia esistenza, ma io ti chiedo. Allora, in quel senso, in quel momento troviamo umiltà dell'uomo. Umile uomo chiede: ma se la tua volontà, Signore, è diversa di mia, cosa faccio? I pastorelli non hanno fatto litigio con Angelo, non dicevano: andiamo dopo, dopo, quando avremo più tempo. Appena l'hanno sentito. E Maria era pronta. E Maria nella sua casa a Nazareth, quando vede quella luce immensa, all'inizio non sapeva cosa sta accadendo. Che cos'è? Ma noi tutti avremo quel momento, nel momento della nostra morte. Tutti che saranno intorno non vedranno quella luce, ma solo tu e io che in quel momento saremo chiamati dal Signore. Ma avremo timore? Certo. Ma dobbiamo sentire oggi la parola dell'angelo: non temere, perché uno che crede non ha più paura, uno che sa che Dio è mio Padre non ha più paura, uno che è legato con Cristo non ha più paura, anzi vuole presto incontrarla. San Charbel, perché non è possibile oggi non guardare lui che proprio dopodomani, martedì pomeriggio, sia di nuovo ricordo della sua morte. È morto 24 dicembre 1898. Stava morendo in diversi giorni, questa agonia era agonia di sofferenza, ma Charbel era pronto già da piccolo di morire in Cristo, di abbandonarsi a Cristo. E oggi, 22 dicembre, radunati qui insieme, certamente con il nostro pensiero verso Libano, perché come ogni mese c'è questa processione, ma con più timore. È vero che più timore, che hanno bisogno della nostra preghiera in Libano, che sta in condizioni molto malissime, che è in rischio anche di guerra interiore, guerra interna.
che il 65% uomini non ha più lavoro. E chi parla? Quanto io, essendo collegato con i libanesi, mi hanno raccontato, mostrando immagini di questi giorni da Beirut, una guerra, perché la gente ha bloccato le strade, perché la gente diceva: no, vogliamo vivere, non abbiamo possibilità. E sono fallite solo in 2 mesi 175 le ditte, solo in 2 mesi. Ma chi parla di questo? Ma tanti entrano questo Natale in quella bellissima santa terra con un timore. Entrano Natale con la paura, come tanti anche in Italia, che sono senza lavoro, senza la possibilità di sviluppo, e aspettano a casa quando saranno chiamati per ritornare a lavorare. Chi parla di questo? Stiamo insieme? Ma come insieme? Se non ci raduniamo come una famiglia e non diciamo: Signore, unisci ancora di più le nostre famiglie, a noi di creare quella bella famiglia, famiglia su questa terra così tanto bella, sofferente, dove da secoli c'è questo combattimento di sacro e anche di quello del male, sacro e profano, di questo che accade su questa terra, nostra terra. Ma noi vogliamo accogliere Gesù, vogliamo accogliere e dire: vieni Gesù nella nostra casa, vieni di nuovo nelle nostre famiglie. Quando ieri sera stavo alzando bambinello di Gesù, durante il nostro incontro prenatalizio vicino Padova a un albergo dove ci siamo radunati, e per quell'incontro bambinello di Gesù stava portando una coppia di giovani sposi della casa di San Charbel. Lei tra qualche giorno partorirà il bambino. Ma sapete quanta gioia i giovani, quanto sono in attesa della nostra vita, della loro vita, quanto sono in attesa che si crea quella unione ancora di più. Ma quanti dei giovani non hanno quella possibilità? E preghiamo per loro. Per loro Natale sia solo una preghiera. Signore, lo voglio un futuro migliore, lo voglio una famiglia, perché tu l'hai avuto una famiglia, Gesù. Anche se non avevate la casa, anche se non avevate posto e non vi hanno accolto, ma eravate insieme, Maria, Giuseppe, con l'amore. Ma quanti sono senza di questo? E dove vogliono andare trovano tante volte le porte chiuse, nella famiglia, nella società, e anche tante volte nelle canoniche. E questa è la vergogna, quando noi credenti, che diciamo: l'abbiamo te accolto, se tu Gesù di nuovo veniresti sulla nostra terra, sicuramente troveresti posto? È una domanda. Come mai fare questa domanda? E la risposta
troverai posto così semplice, perché siamo sempre di più l'egoisti, siamo sempre di più pensare di se stesso, siamo sempre più commercianti, perché vogliamo sempre il guadagno, se gli conviene l'amare o no, se gli conviene interessarmi di quell'altro abbandonato, cosa avrò dopo? Quale sostegno per me? Signore, a quanti non ti ricevono più nel cuore, ma tu stai venendo, uguale, ma hanno chiuso il cuore e preghiamo per loro. Qualche anno fa, durante il comunismo che stava portando l'ateismo e materialismo, che negava l'esistenza di Dio, e proprio in uno dei paesi, in Ungheria, conosciamo, successo che volevano dire a loro che Dio non esiste, come oggi, a quanti bambini strumentalizzati nelle scuole, nella società, nelle famiglie, come quelli che gli dicono: non Gesù, provati a fare la yoga. I bambini portati anche, è una cosa da ieri, quando una mamma mi disse: il mio figlio frequenta scuola qui in Italia, gli insegnanti hanno deciso di portare a scuola anche obbligo della yoga per i bambini, perché saranno rilassati. Ma io come mamma dico di no, per me basta di stare con Gesù, di essere più tranquillo. Ma gli insegnanti lo richiamano, succede in Italia, la richiamano questi insegnanti dicendo: la yoga non fa niente, se lei non accetta la manda figlio nella scuola cattolica, da noi a scuola sarà yoga. Ma dopo, strumentalizzando, l'hanno portato un sacerdote, forse, che non capisce niente. È quel prete che viene proprio a quel corso di yoga per i bambini e benedice tutti dicendo: lo benedico che la yoga non fa nulla di male. Strumentalizzazione. Si strumentalizza usando le persone, usando di tutto per distruggere qualcosa dentro nel cuore di questi piccoli. Maria, non temere, tu l'hai ascoltato, ma come oggi non temere se vediamo tutto quello che c'è intorno di noi? Se saremo zitti e non vedenti, come risponderemo in un giorno davanti a Dio? Carissimi, no, la prima cosa, dobbiamo rispondere uniti alla preghiera, uniti con Maria, che lei disse: io sono pronta, qualunque tuo progetto, Signore. Ma noi siamo pronti, avendo il rosario in mano, quel rosario che distrugga i progetti satanici, i progetti satanici che tanti ce l'hanno su questa terra. Prendiamo rosario ancora più forte. Per quello vi chiedo, come ho chiesto in Polonia, in Italia, che il 31 di questo mese, ultimo dell'anno, faremo, chi vuole, il digiuno con l'acqua e pane fino a 18, fino di sera ore 18, quell'ultimo giorno dell'anno, chiedendo: Signore, vieni, vieni nelle case nostre, perché c'è da pulire
ce n'è da lavare i tanti cervelli, cervelli e i cuori. C'è da fare, Signore. Vieni, con questo digiuno chiederemo anche perdono per qualunque profanazione che è stata su questa terra. E tanti mi scrivono e mi fanno le chiamate: siamo con te, Padre, vogliamo chiedere perdono, umili nel cuore, e dire: Signore, guarda, non possiamo fare niente senza di te. Quando durante le mie predicazioni il demonio mi ha dimostrato in questo avvento secondo segno, ho capito che il rosario è la forza. Durante il viaggio con la mia macchina